C'è stato un atteggiamento premeditato nei confronti del ragazzo fin dal nostro arrivo al Stadio Viviani. Poi la cosa si è, come dire, ripetuta durante la gara, ma io vi parlo di correttezza. Io fino a ieri avevo stima di Maiori, adesso ne ho meno, perché Maiori per quasi tutto il secondo tempo, avendo alle proprie spalle i tifosi del Picerno, per 4-5 volte si è girato verso i tifosi, facendo dei gesti poco eleganti, e ci sono dei video che i nostri tifosi hanno girato, ma noi non ne abbiamo parlato, non li abbiamo pubblicati perché abbiamo un altro stile, diciamo, non abbiamo utilizzato lo stile che ha utilizzato Maiori. Petrito, se avesse sputato, secondo me, tra assistente arbitrale, quarto uomo, procura federale, e arbitro e quant'altro, oggi può darsi che veniva squalificato. Questo non è accaduto e quindi vuol dire che Petito non ha sputato nessuno, Murano non si è appiccato nessuno, anzi, perché al fischio finale c'è stata, tra virgolette, una caccia all'uomo, no? Tutti quanti che cercavano questo benedetto Petito, e io ho cercato di difendere quelli che sono i miei ragazzi. Ne pago io le conseguenze perché io devo difendere i miei tesserati. Sicuramente Ayuri non può permettersi di macchiare la nostra immagine, di macchiare la nostra professionalità. Io non so quanti anni lui ha disputato campionati professionistici, mi risulta pochissimi mesi, pochissime apparizioni, però questo è relativo. E questi sono comportamenti, queste sono, come dire, dinamiche di campo e devono rimanere tali. È stato inibito per aver detto frasi riguardose verso gli avversari, quindi prima di dire fesserie deve pensarci due o tre volte, no? Non può dire che lui non ha detto certe cose perché se no non sarebbe stato così inibito. E io non ho fatto tanti campionati di Lega Pro, ma io mi sento un allenatore di terza categoria, però un uomo vero, un uomo, una persona vera, una persona, un allenatore di terza categoria, è vero, ho fatto 3 anni, questo è il terzo anno, Legnano, Cavese e Sorrento, ma questo che c'entra con quello che è successo? Che cosa c'entra aver allenato dei professionisti in Serie A, in Champions League oppure in terza categoria, con le cazzate che ha fatto lui, no? Facendo finta che ci fosse una grande famiglia lì, no? Dove sta la grande famiglia? Quando si sputa in faccia ai giocatori, quando lui dice squadra di merda a noi, e infatti è stato inibito per questo. E quindi questa è già una grande testimonianza, ma non c'è manco bisogno. Io ho perso tante partite nella mia vita, non ho mai detto niente sugli altri, sui miei avversari.